Allora, abbiamo con noi Patrizia Gabrielli, che prima di tutto è un'amica, e quindi ringrazio dal punto di vista personale per la sua presenza qui e poi perché Patrizia Gabrielli ci parla di un libro che è appena uscito circa un mese fa. E, il libro è appunto Il primo voto, elettrici ed elette. Patrizia Gabrielli, per chi non la conoscesse, ma penso che molti di voi avranno letto delle sue cose, insegna storia contemporanea e storia di genere all'Università di Arezzo, cioè l'Università di Siena, sede di Arezzo, e da molti anni si occupa non solo della storia contemporanea, ma soprattutto della storia di genere. Se dovessi elencare le numerose pubblicazioni di Patrizia, credo che non farei un elenco lunghissimo. Quindi io dico che la prima cosa che ho letto di Patrizia ormai diversi anni fa è un libro che a me all'epoca era piaciuto molto, che è Fenicotte in volo, donne comuniste nel ventennio fascista. Questo lo dico perché questo è uno dei temi cari a Patrizia, cioè il tema dell'antifascismo in una chiave, diciamo, di leggerlo come è un ambiente fortemente maschile, quello dell'antifascismo. È una scelta, quella dell'antifascismo era una scelta totalizzante, era una scelta di vita, era una scelta esistenziale che determinava un cambiamento radicale nella vita delle persone che decidevano appunto di andarsene durante il fascismo. E lei, i suoi lavori, e cito oltre a Fenicotte anche Col freddo nel cuore e non da ultimo Tempio di virilità, no? Per questo più recente, nei suoi lavori proprio lavora su questa su questo sguardo di genere sull'antifascismo, cioè come in quel mondo così maschile, così ostile alle donne, fosse possibile esistere invece come donne antifasciste. Un altro ambito di lavoro di Patrizia è quello della guerra come uno scenario che modifica, che cambia completamente quello che c'era prima, no? E rivoluziona la quotidianità, gli affetti, le relazioni umane, cambia completamente lo spazio privato e lo spazio pubblico. E in questo tema un libro, insomma, che per me è un bellissimo libro perché è tutto basato sullo studio delle fonti diaristiche, peraltro prese dall'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, è Scenari di guerra e parole di donne. Diari, memorie nell'Italia della Seconda Guerra Mondiale. E poi c'è questo tema, caro Patrizia, che lei ha già affrontato in chiave un po' diversa con il suo libro del 2009, Le donne, 1946, Le donne della Repubblica. E Patrizia ha lavorato molto su questi due momenti di visibilità delle donne, l'età giudiziana e l'età repubblicana. E soprattutto ha lavorato sulla presenza dell'associazionismo femminile, cioè come l'associazionismo femminile ha inciso, diciamo, nell'integrazione delle italiane e anche degli italiani alla democrazia. Il libro che presentiamo oggi è un libro che a me è piaciuto molto, è un libro diviso in due parti, c'è una prima parte in cui Patrizia ricostruisce il contesto culturale, il contesto politico, ma soprattutto ricostruisce anche il clima che si respirava in quel 1946, che si respirava alla vigilia del voto e anche nei 18 mesi durante i quali la Costituente lavorò. Patrizia ricostruisce la passione, le angosce, le incertezze, le paure anche che gli italiani avevano rispetto a questo ingresso delle donne in politica. La seconda parte del libro invece sono le biografie delle 21 costituenti. Questo libro mi è piaciuto anche perché ha, come posso dire, sebbene cronologicamente sia un libro che parli del 46 e del 48, questo, diciamo, è l'arco temporale
all'interno del quale Patrizia si muove, diciamo il 40, 45, il 48, tuttavia è un libro di lungo respiro, cioè è un libro che mi è piaciuto perché parte da, da questioni, da riflessioni del presente e utilizza in qualche modo la storia per dare profondità a, questo, a queste questioni, a queste riflessioni, a queste tematiche del presente. È un libro che sollecita delle domande, sollecita, sollecita dei quesiti, sollecita una riflessione proprio sui rapporti di genere, sullo spazio pubblico e lo spazio privato di uomini e donne a partire appunto da oggi. Lei ci spiega perché questa data è una data cruciale. È una data cruciale che, come diceva appunto Maria Federici, è un momento in cui si rimescolarono completamente le carte per le italiane e per gli italiani. Fu un momento in cui si ridefinirono gli spazi di cittadinanza, si ridefinirono i diritti, si ridefinirono i doveri e soprattutto mi viene da dire rispetto a quello che dicevamo l'altra volta che fu un momento in cui finalmente per le donne non esisteva più solamente la considerazione del diritto rispetto appunto ai doveri, ma la considerazione della legge rispetto ai doveri, ma finalmente la legge guardava le donne anche rispetto, rispetto ai diritti. E infine un altro tema viene affrontato, che ne vengono affrontati diversi, ma questi sono quelli che diciamo mi hanno colpito di più. Patrizia riflette sulla costruzione dell'autorevolezza politica delle donne. Nel senso che su come i modelli e come gli stereotipi che si riferiscono appunto alla donna nella scena pubblica, nella sua presenza politica di oggi, abbiano radici, ragioni in un contesto politico e culturale in cui le donne e gli uomini si trovarono a vivere in quel 1946. Il tema è un po' quello della costruzione della classe dirigente femminile, cioè come dal 1946 ad oggi si è costruita la classe dirigente femminile, come quell'inizio ha determinato le caratteristiche, diciamo, che la classe dirigente femminile ha oggi. Questo è un è un dibattito che, volendo semplificare, posso dire che ci sono due posizioni nette, seppur con molte sfumature. Chi sostiene che l'apporto delle donne nella gestione della cosa pubblica sia stato di qualità e sia stato quindi produttivo e fecondo, e chi invece pensa che, nonostante le aspettative, le donne abbiano inciso poco o nulla nella politica. Ecco, a partire così da questa breve introduzione, io vorrei fare delle domande a Patrizia, perché credo che sia molto interessante sentire lei più che sentire le mie riflessioni su questo libro. E la prima domanda che voglio fare a Patrizia è quella che ci serve un po' a spiegare il contesto. Il contesto che caratterizzava il contesto del 1946, come ha inciso la guerra rispetto al voto alle donne, qual è stato il ruolo della politica, qual è stato il ruolo dei partiti, qual è stato il ruolo dell'associazionismo femminile. Ricordiamo che il CIF e l'UDI nascono poco prima della concessione del diritto del voto alle donne. Ecco, quindi chiedo a Patrizia di ricostruire questo contesto in cui i tre elementi forti, diciamo caratterizzati, ma ce ne sono ovviamente altri, sono appunto la guerra, i partiti politici e l'associazione di femminile. Buonasera, grazie a Carla Macini per l'introduzione e
per aver organizzato questo incontro. Ora, hai già citato sostanzialmente quelli che sono gli attori principali, no, di questo dibattito sul voto e anche un po' lo scenario evocando la guerra. Il 1946 l'Italia è un cuneo di macerie, un'Italia tutta da ricostruire su un piano politico, su un piano materiale, su un piano anche morale. C'era stata appunto una guerra totale, anche una guerra civile, e quindi andavano un po' ricostruita quella che era l'identità degli italiani, composti quelli che erano i vincoli anche di solidarietà. È in questo scenario che si giunge al voto con il decreto del 1 febbraio 1945 emanato dal governo Bonomi. Quindi la guerra non era ancora terminata, in alcune regioni appunto nel nord ancora si combatteva, però sembra così urgente, no? In qualche maniera arrivare a questo decreto. Molto spesso nelle presentazioni che sto facendo in questi giorni, la domanda che mi viene rivolta è: ma il voto le donne l'hanno ottenuto o è stato concesso? Allora io credo che non sia possibile rispondere né per un verso né per un altro, perché è difficile sempre dividere in maniera così rigida, classificare in maniera così rigida. C'erano diversi attori, i primi erano i partiti, in primo luogo i partiti di massa. Per questi, in particolare per i loro leader, perché poi all'interno degli stessi partiti di massa vi erano anche delle intenzioni antisuffragiste, però diciamo che per De Gasperi e Togliatti la questione era abbastanza tranquilla, e lo era per una serie di ragioni, non ultima anche un calcolo elettorale, cioè le elettrici sarebbero state circa 14 milioni e qualcosa, quindi è chiaro che i partiti potevano trarre dei vantaggi. Sarebbe stato difficile poter giustificare questo a livello anche internazionale, ormai grosso modo questo diritto di voto era stato riconosciuto, anche se in diversi passaggi, ma dopo la Grande Guerra, più o meno, poi la Francia aveva con del 1944 invece, e poi vi era anche una forte consapevolezza delle donne, cioè questo una consapevolezza che non era consapevolezza politica, cioè il problema di creare, formare l'elettrice, la cittadina ci fu, e furono preoccupati i partiti di massa come le associazioni delle donne, sia le associazioni di massa, cioè l'UDCIF, sia le altre. Però certo è che la guerra aveva cambiato molto quella che era la posizione delle donne nella società, cioè erano molto più visibili nello scenario pubblico e anche le responsabilità che la guerra aveva imposto avevano messo in atto dei processi di maggiore consapevolezza di sé, ecco. Insieme a cui poi non solo le responsabilità che esse vanno assumendo in una società ormai, no, senza uomini, perché erano donne senza uomini, perché gli uomini erano impegnati in guerra, ma dobbiamo tenere presente anche che la partecipazione significativa, un'ampia partecipazione delle donne e alla resistenza armata organizzata anche in quella rete di resistenza civile. Dunque, ed è su questa partecipazione che le associazioni di massa che nascono nell'Italia liberata fanno leva per poter in qualche maniera legittimare il diritto di voto alle donne. Quindi gli attori sono differenti. Non era però così scontato che questo diritto di voto venisse riconosciuto, tant'è che le associazioni femminili si organizzano e riescono a costruire un comitato pro voto, un comitato unitario. Quindi tra le prime mosse sono proprio tra le mosse un'azione unitaria, un'azione che non si vedeva dal 1906, quando era nato un comitato pro voto che raccoglieva le diverse associazioni femminili e quindi donne di diversi orientamenti politici.
l'Italia ha avuto un movimento suffragista con dei caratteri indubbiamente molto diversi da quelli, e anche diversa la, numericamente diremmo, la forza, l'incidenza di quello che abbiamo visto anche rappresentato in quel film, qual è appunto suffragiste, ma poi di questo movimento si erano un po' perse le tracce. Ecco, invece le donne si riorganizzano, le donne impegnate politicamente si riorganizzano e danno vita a questo comitato Provoto, che promuove una campagna sia diciamo, diffusa, ecco, nella società, andando nei rioni, nei diversi quartieri, a sollecitare in qualche maniera l'interesse delle italiane per questo diritto, per il riconoscimento di questo diritto, e poi soprattutto una pressione nei confronti dei partiti politici, cioè del CLN, del governo Bonomi, affinché alle italiane venga riconosciuto diritto di voto e attivo e passivo. Vorrei aggiungere, non so se ho risposto a quanto tu mi chiedevi, c'è un cambiamento anche all'interno della Chiesa Cattolica, sempre complesso leggere queste vicende, però da parte di Papa Pio XII ci sono degli appelli alle donne cattoliche affinché in qualche maniera esse siano presenti nel sociale. Si può discutere quale funzione poi nel disegno del pontefice doveva avere, diciamo, che carattere doveva avere questa presenza delle donne nel sociale. Fatto è che non chiede appunto di stare nella sfera pubblica, soltanto nella sfera privata. E c'è un attivismo appunto molto, molto diffuso che porterà al riconoscimento di questo diritto di voto. Certo, è stato scritto, penso soprattutto ad Anna Rossi Doria, che è stata la prima ad occuparsi di questa vicenda del 45-46, che il decreto arriva, giunge e per certi versi blocca un po' quella che era la campagna suffragista portata avanti dai movimenti delle donne. Questo per dire che il voto era stato concesso più che ottenuto. È difficile, a mio parere, anche qui una posizione netta. Certo che il timore che questa mobilitazione del paese potesse, da parte delle donne, potesse sollecitare ulteriori cambiamenti, questo sì, poteva esserci, tant'è che la campagna antisuffragista che immediatamente si scatena dopo il febbraio del 45 è diffusa, è forte e soprattutto richiama a un tema che è quello che le donne nella sfera pubblica creano immediatamente uno slittamento dei ruoli di genere e questi immediatamente si riflettono in quella che è l'organizzazione della società, quindi questo porterà al disordine sociale. È un parallelismo che noi troviamo in tante altre fasi della storia del Novecento, quando ci sono appunto dei mutamenti di questo tipo. Io penso che quindi questo timore ci fosse. Alcuni studiosi hanno sottolineato che uno dei timori principali fosse il divorzio. Penso che il divorzio sia stato agitato in quegli anni in maniera strumentale, ma che di fatto, tranne alcune voci molto isolate, nel 45-46 la questione non veniva sollevata più di tanto, e anche nel corso del dibattito alla Costituente, ecco, saranno poche le voci che in qualche modo, come posso dire, in maniera esplicita, ecco, faranno riferimento al divorzio. Anzi, ci sarà molta attenzione in tutto il dibattito sulle disponibilità di mantenere le posizioni moderate, anche se poi qualcuno invece qualcuna si espressero in tal senso. Cioè, rimanendo su questo argomento, così nella narrazione diffusa su quanto avvenne in quel 1946, spesso si sente dire che le donne erano state premiate per il loro ruolo che avevano avuto durante la resistenza, no? Quindi quasi che il voto fosse un premio per quello che avevano fatto. E questo forse
e non un diritto, no? Questo è passato nella narrazione diffusa, nella vulgata, diciamo, sul voto alle donne. Sì, certo, è passato, però se noi andiamo a vedere anche i documenti che le donne stesse proponevano, c'è questo discorso, cioè loro si appellavano al fatto che avevano dimostrato in qualche maniera responsabilità, avevano sopportato gravi sacrifici, si erano impegnate nella lotta contro il nazifascismo e dunque ora era giunto il momento per che venisse loro riconosciuto questo diritto. Quindi è passato, però anche le donne in qualche maniera, voglio dire, quando parlo di donne è proprio questo termine, cioè parlo delle organizzazioni politiche delle donne. Ecco, un diritto deve avere in qualche modo una legittimazione, no? Non so come dire, quindi loro hanno cercato di radicarlo in quello che è, che poi sarà la base anche, no? Saranno le fondamenta della nuova società italiana che nasce dell'Italia repubblicana. L'elemento del sacrificio è purtroppo sempre presente, cioè questo, anche se andiamo a vedere in tutto il dibattito all'interno del movimento femminista, delle diverse correnti, negli anni della Grande Guerra, ecco, in molte, anche alcune pacifiste dicono, per ora mettiamo da parte il discorso del voto e dobbiamo in qualche modo sacrificarci ed essere qui a sostenere il fronte interno, no? Quindi c'è questo, e questo vuol dire, la domanda che pone è una domanda centrale, significativa, perché poi richiama per molti versi anche questa rappresentazione femminile che non cambia, cioè che non cambia perché si fatica a mettere in atto un vero puntamento culturale da questo punto di vista rispetto ai ruoli di genere, e quindi il tema del sacrificio è un tema che torna, no, con forza, dicendo siamo state capaci di sacrificarci. E in qualche modo è anche, come dire, ci hanno premiato e quindi dobbiamo dimostrare di aver meritato questo premio, quindi di mantenere un livello alto di competenza. E da questo punto di vista l'UDI e il CIF, per esempio, fanno un'azione capillare di educazione politica delle donne, credo anche con questa prospettiva, con questa visione, cioè la necessità di costruire una consapevolezza politica diffusa tra le scritte, cosa ovviamente che non era, non esisteva, insomma. Non esisteva, e l'impegno è proprio quello di formare la cittadina. Esatto. E questo prima l'elettrice anche, no? Perché se si vede la campagna elettorale, intanto c'è una campagna elettorale in alcune regioni, come ben sappiamo, lunghissima, che va praticamente dall'inverno, no? Perché ci si prepara per le amministrative, le prime stendono tra marzo e aprile, no? Poi nel centro-nord e le regioni del sud invece in settembre. Quindi qualcuna, anche qualche protagonista, ricorda questa campagna elettorale interrotta fino al 2 giugno. Se noi vediamo, ecco, anche i materiali di propaganda sono tanto molto, molto semplici, le parole d'ordine, cioè alle donne si parla soprattutto di maternità, di infanzia. Va detto però, a ragion del vero, che il problema dell'infanzia era uno dei problemi, dice Marcello Flores, che si può anche aiutare, si è occupato anche, no, di questi temi. Però ecco, quando io, anche anni fa, quando ho iniziato a lavorare su questi temi, proprio su 45-46, e sono andata a leggere le cronache anche della stampa, così, sulle condizioni dell'infanzia, resti colpita, cioè ti sembra che siano passati in vano dei decenni, cioè di nuovo malattie di tipo sociale, tantissimi problemi. L'Italia ha un'infanzia che esce distrutta dalla guerra, e quindi per cercare anche di captare un po' l'attenzione delle donne, di raccogliere l'attenzione delle donne, si insiste su questo tema, appunto, di un'infanzia distrutta, anche dei diritti dell'infanzia, che è un tema, secondo me, poi invece di ampio respiro. Questo è un po', se vediamo, nella tradizione di tutti i movimenti delle
donne, non solo in Italia, anche in quei paesi diciamo più modernizzati rispetto a noi. Il tema maternità e infanzia è sempre stato uno dei nodi centrali e che poi richiama tutto il tema dei diritti sociali da coniugare insieme ai diritti politici. Comunque, ecco, questa campagna è diffusa e si cerca di spiegare alle donne, naturalmente poi hanno dato anche le indicazioni per i partiti, però si cerca di spiegare alle donne perché è importante andare alle urne e soprattutto che cos'è la politica, cioè che la politica è un qualcosa che poi attraversa la tua vita quotidiana. Pensate che nasce su un modello di un'associazione nata originariamente negli Stati Uniti d'America, aveva un grande consiglio anche internazionale, l'Associazione Nazionale Donne Elettrici, che la fonda Carlotta Orlando, era la figlia di Vittorio Emanuele Orlando, e lì viene fatta anche lì una campagna molto, molto unita per la formazione della donna elettrice, con indicazioni semplicissime su come si vota. Il tema dell'infanzia e il tema della maternità, come hai ricordato, sono temi che si ricollegano ai diritti sociali. Tu dici ad un certo punto nel libro la posta in gioco era la fondazione di un nuovo diritto. Dare a una parte della popolazione che non aveva mai avuto diritti, dare dei diritti a una parte della popolazione significava in qualche modo rimettere in discussione anche i diritti dell'altra parte, cioè della parte che i diritti aveva sempre avuti. Le donne avevano avuto prevalentemente doveri, cioè erano previsti dei doveri delle donne e non dei diritti. Nel momento in cui le donne acquisiscono dei diritti, che sono diritti politici e in qualche modo negli anni successivi diventeranno anche un po' diritti sociali, si mettono in discussione anche i diritti dell'altra parte, cioè i diritti degli uomini. Da questo punto di vista molto interessante in questo libro è tutto il capitolo che Patrizia dedica al dibattito all'interno della Costituente sul tema della famiglia. La famiglia, dice Patrizia, usciti dalla guerra, era l'elemento che dava continuità alla società italiana, no? E quindi c'era necessità di tenere salda la famiglia, di dare certezze rispetto alla famiglia. Però la famiglia era anche il luogo in cui si giocavano i ruoli maschili e femminili, che erano ruoli della sfera privata e anche però della sfera pubblica. Quindi questo dibattito è interessantissimo perché emergono anche tante contraddizioni che le stesse 21 costituenti portavano dentro di sé culturalmente per l'ambiente in cui erano vissute, in cui si erano formate anche politicamente. Quindi sarebbe interessante se riuscissi a raccontare un po' questo dibattito sulla famiglia che c'è stato all'interno della Costituente, perché viene fuori proprio la divisione dei ruoli e anche di quanto fossero poco disposti a cedere gli uomini, diciamo, spazi nella sfera pubblica alla donna rispetto a questo. Sì. Prima ho fatto riferimento brevemente, ho richiamato l'antisuffragismo che si manifesta un po' nella società italiana appunto subito dopo il decreto. E poi se si legge il dibattito della Costituente si ha la prova che appunto anche da parte, anche un'elite politica per certi versi, no, aveva delle posizioni tranne alcuni più illuminati, insomma, alquanto rigide. Devo dire che naturalmente avevo letto dei testi sulla Costituente, però non ero mai andata a leggermi passo passo il dibattito, anche perché l'ho sempre ritenuto una cosa un po' noiosa leggere gli atti parlamentari. Invece mi è stato di grandissimo aiuto. Tra le varie letture che abbiamo fatto, che poi ho preso in mano per scrivere questo volume, sono dei saggi di Paolo Pombeni. Cito così a memoria. Allora, c'è uno in cui dice:
non vi aspettate più o meno un'Italia che stava tutta lì attenta alla stampa, a riportare passo passo il dibattito all'interno della Costituente. Devo dire che a parte i giornali di partito non c'era questa grandissima attenzione. L'altra cosa che dice è che si parla appunto di un compromesso tra i due grandi blocchi, quello laico, soprattutto comunisti, e la Democrazia Cristiana, cioè però poi di fatto leggendo quello che è il dibattito, è un dibattito molto, molto asciutto, molto scarno. Poi, cioè, quello nelle sottocommissioni tra l'altro è anche un po' più complicato capire bene, perché sono delle sintesi, sono i resoconti, no? Diverso per la commissione di 75 e poi per la plenaria. Dice di fatto è un po', si discute in maniera molto molto tecnica sugli emendamenti e via dicendo. Ecco, questo è, mi sento per molti versi di confermarlo. Ecco, riguardo alla famiglia, però il tema di famiglia è un dibattito lunghissimo, e pensate che per quanto riguarda la indissolubilità del matrimonio si finisce a notte fonda, insomma, le votazioni. Ora, rispetto alla famiglia, tra le 21 costituenti, l'unica voce discordante è quella di Lina Merlin, a cominciare dalla affermazione voluta, questo penso che lo sappiate già, in particolare dalla Pietra Rossetti, ma è poi sostenuta da tutta la DC, dice Moro, che tenta anche delle mediazioni, sulla famiglia come prima cellula appunto naturale. Ecco. Sarà la Lina Merlin, la più anziana dei costituenti, era nata nell'85, aveva una grandissima esperienza politica alle spalle, e la quale appunto critica questo e mette anche in discussione il discorso poi della indissolubilità del matrimonio. Sulla indissolubilità parlo appunto, non faccio riferimento agli interventi di Basso eccetera, parlo appunto delle donne, perché oggi di questo parliamo. È interessante da parte delle donne, delle comuniste, l'intervento di Maria Maddalena Rossi, che era anche la presidente dell'Unione delle Donne Italiane. Lei fa un intervento veramente molto interessante, nel senso che lei dice: per carità, qui non si vuole parlare di divorzio, perché i tempi non sono maturi, ma questo tutti lo dicono, anche Basso dice non si vuole parlare di divorzio, i tempi non sono maturi, perché tutti avevano poi il timore di frammentare, no? Di creare dei conflitti, cioè lì c'è un senso di responsabilità altissimo. Chi è più esplicito è Calamandrei, che dice non intendo parlare di divorzio, poi di divorzio di quanto parla. Ma tornando a Maria Maddalena Rossi, lei prospetta la possibilità, soprattutto per quelle coppie che sono vissute per ormai per molti anni, c'è stata la guerra, eccetera, se va divise, ecco, in quei casi con il rientro dei reduci i problemi si potevano appunto creare, e si crearono, e quindi di valutare. Però a parte l'intervento di Maria Maddalena Rossi, non c'è tra le costituenti uno scontro aperto, questo anche nella prima sottocommissione, e poi si giungerà invece che ciascuna vota secondo quelli che sono gli orientamenti del proprio partito. Non tantissimi voti, non passa il, sappiamo, sulla indissolubilità, e da attribuire, secondo anche quella che è stata la lettura di alcuni costituzionalisti, anche all'assenza di deputati della Democrazia Cristiana, che vennero poi ripresi e darmiti, diremmo, anche dai vertici così dell'Azione Cattolica. Se qui però le donne, diciamo, da questa piccola pattuglia femminile si divide, sono chiari diversi orientamenti, non ci sono orientamenti diversi, tranne ancora una volta la voce di Lina Merlin, per quanto riguarda invece la definizione del ruolo essenziale delle donne nella famiglia.
su questo c'è un totale accordo, cioè da un lato parità, no? Uguaglianza, anche tra i sessi, l'articolo 3, tutto il tema anche del diritto al lavoro, dell'accesso alle cariche pubbliche, poi ci sarà un dibattito veramente molto serrato sul tema della magistratura, che sono in parte le donne, ecco, su questo tema del ruolo essenziale delle donne e della famiglia non c'è alcuna, diciamo, non ci sono tensioni. Questo va... E poi devo dire però che rispecchiavano poi per certi versi anche quella che erano le espressioni, diciamo, più politiche, no? Dei movimenti, cioè delle donne, cioè sia Ludi che il CIF su questo tema, al di là di quello che poi è stato dichiarato dalle dirigenti molti anni dopo, penso soprattutto a Maria Federici, c'era una visione sostanzialmente simile e credo che vada proprio ricondotto, ecco, a quel contesto dove la famiglia è qualcosa di molto, molto avvertito, cioè di bisogno in qualche maniera di ricomporre questi legami. Nell'Italia del 46 ci sono matrimoni e ci sono coppie che si separano, no? Anche se non era previsto, diciamo, il divorzio, perché le guerre creano anche delle, come ha scritto Michel Perrault, sono delle grandi catastrofi sentimentali. Quindi è una società molto contraddittoria e per certi versi anche dentro le forze politiche c'è questo, c'è anche nei movimenti delle donne, delle spinte verso il cambiamento, ma al contempo anche il timore anche perché c'era una certa arretratezza. Ecco, questo anche tra le masse. Io, per esempio, l'unica mi sembra che l'unica che affronta questo tema delle famiglie illegittime, perché c'erano tantissimi figli illegittimi, sì. No? Sì. Quelli che adesso le famiglie illegittime noi li chiameremo famiglie di fatto. Sì. Ecco, sì. Però l'unica che affronta questa questione è, mi pare, la Rossi. Che è l'unica che pone questo quesito dicendo: ma allora se la titolarità del diritto non deve far capo alla famiglia, ma deve far capo alla singola persona, perché non può essere la Merlin, perché non può essere una famiglia composta da una mamma e da un bambino? No? E poi Togliatti mi sembra che dice: beh, è importante, non so se è Togliatti, però l'importante è che ci sia un capo. Fanno Calamandrei, dice: l'importante è che ci sia un capo. L'importante è che si sia quella bambina, comunque è la Merlin, e lì è la differenza tra le diverse componenti, cioè che di fatto, questo poi in parte lo si sa, cattoliche e comuniste insistono invece più sulle garanzie alla famiglia perché pensano che attraverso la famiglia possano passare poi alle donne e all'infanzia, e Lina Merlin dice no, è l'individuo, è il soggetto che veicola diritti, cioè lì sono due filosofie, due mondi, sì. Questo sì. Però lei appunto in questo è isolata, anche lo schieramento laico non è che la sostiene, appunto era la più anziana, peraltro, no? Era la più anziana, lei poi perché sul tema degli illegittimi, ad esempio, illegittimi sì. Così come erano chiamati, ecco, come erano chiamati allora. Allora, su questo anche le cattoliche erano d'accordo a dare delle garanzie ai bambini nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio, tant'è che quando Lina Merlin nei primi anni 50 insieme all'altra socialista, anche lei costituente, Bianca Bianchi, porteranno avanti una campagna per cancellare dai documenti la NN, appunto, che era un marchio infamante, cioè era così, molte donne cattoliche, prima tra tutte Angela Maria di Cingolani, che era una donna invece di ampie vedute, sì, lei era, collaborava anche con l'Alleanza Femminile, insomma, che aveva un orientamento più aperto rispetto ai tempi del suffragismo, ecco, ci sarà questa collaborazione. Però il tema dice il tema che poi ci ritroviamo ancora oggi. L'altra questione molto interessante è quella della
rappresentazione che viene data di queste donne che entrano nel mondo della politica e anche dell'autorappresentazione. Certamente non la trovo, no? Ecco, Patrizia riporta alcune righe prese dalla Domenica del Corriere del 1946, in cui si racconta l'arrivo delle costituenti, no? Peraltro è in apertura del libro. Ve le leggo. Se già durante la breve vita della Consulta Nazionale apparvero a Montecitorio le rappresentanti femminili, a consacrare la partecipazione della donna alla vita pubblica e diedero prova di preparazione in un'oratoria stringata ed efficace, queste deputatesse, che siedono oggi tra i 556 componenti dell'Assemblea Costituente, sono in realtà le prime rappresentanti elette del suffragio popolare. Laureate o lavoratrici, tutte hanno cooperato con slancio al movimento femminile, alla resistenza e alla lotta clandestina, e giungono in Parlamento con un'esperienza dei problemi sociali che renderà particolarmente interessante la loro attività alla Costituente. Le impressioni del primo incontro con le deputatesse si possono così riassumere: non fumano in genere e in maggioranza non si truccano e vestono con la più grande semplicità. Ecco, a me ha colpito molto questo passaggio dalla laurea alle deputatesse, poi se vogliamo aggiungere alla conclusione, non fumano, non si truccano, si vestono, quindi sono delle brave ragazze. E, allora, questo discorso della rappresentazione di queste donne si muove su due livelli. Un livello è quello, diciamo, dell'estetica, cioè di come queste donne comunicano se stesse, no? Quindi l'abbigliamento, il gesticolare, il modo di porsi in pubblico, come si vestono, eccetera, eccetera. L'altro, che invece ha un livello di maggiore profondità, è tutto il dibattito che viene fatto sulle capacità. Cioè, queste donne stanno lì perché sono capaci oppure stanno lì per merito? Cioè, la questione di fondo è la donna capace per sua natura a dedicarsi a questioni di questo tipo, cioè ad occuparsi della sfera pubblica, ad occuparsi delle questioni politiche, rientra nella sua natura, no? È una sfera in cui è richiesto raziocinio, non mi ricordo dove chi lo dice, no? Mentre invece le donne sono più portate all'aspetto sentimentale. Quindi saranno le donne capaci di questo? C'è anche qui c'è un dibattito molto, molto serrato, e Maria Federici dice: ora, quando si stabilisce che il merito e la preparazione sono i soli elementi discriminatori per quanto attiene alla possibilità di aprire tutte le carriere alle donne non vi è da aggiungere altro. Quando invece si parla di facoltà, di attitudini, di capacità, si portano argomenti deboli che offendono la giustizia. Se è difficile ad esempio trovare una donna capace di comandare un corpo d'armata, bisogna anche dire che ci sono tanti uomini incapaci. Del resto, almeno una volta nella storia si ha una Santa Giovanna d'Arc che può dare lezioni a tutti. Non si parli quindi di attitudine, di capacità, di facoltà, si lasci il criterio della preparazione del merito, che può essere accettato dalle donne in genere e anche dalla coscienza nazionale, nel momento in cui si sta regolando la Costituzione. Allora, già la rappresentazione della Domenica del Corriere è una delle benevole, perché poi leggere altre rappresentazioni che vengono date di queste donne si resta colpito, cioè l'attenzione è molto sugli abiti, come la camicia piuttosto rosa o rossa, la conciatura, i fiori, i ventagli, eccetera. Descrizione della capigliatura, le trecce, i capelli tirati su. Sì. Allora, l'attenzione a questi temi, cioè a questo tipo di rappresentazione, è un modo, diremmo, no? Sono dei dispositivi che riportano il cambiamento, il grande cambiamento, cioè le donne nella sfera politica, cittadella costruita al maschile, no? Per eccellenza è la più difficile per certi versi da espugnare, visto che il tema della rappresentanza è ancora un tema aperto. La rappresentanza di genere con un tema aperto, ecco, è un modo per riportare nella tradizione un cambiamento. Cioè,
parlare dell'eleganza, sostanzialmente delle virtù fisiche, insomma, le donne queste devono soprattutto possedere, no? Secondo un, cioè, un modello tradizionale, è proprio questo, cioè spostare l'attenzione su alcuni aspetti piuttosto che su altri. Una giornalista che io amo moltissimo, Anna Garofalo, un intellettuale, lei scrive, dice, tutti prestano attenzione a quello che è l'abbigliamento, se sono più o meno attraenti, bellezza e bruttezza diventano proprio 2 metri di misura, mai per un uomo si usa, per questo non si usava perlomeno all'epoca. Bene, dice, nessuno invece tiene presente, guarda, fa attenzione a quelle cartelline piene di documenti, no? E una rivista di intrattenimento per le signore esce con un articolo in cui scrive: è ora di finirla, da quando le donne sono nelle istituzioni si presta attenzione soltanto al loro aspetto fisico. Quindi la questione era molto diffusa, altrimenti non un giornale di quel tipo non sarebbe uscito, ma basta poi sfogliare la stampa. Ecco, questo tema, secondo me, della rappresentazione della donna politica è il tema, è un tema ancora di grande attualità, e devo dire che sono tornata a lavorare su questa fase via di una serie di sollecitazioni, però tra queste anche una sorta di indignazione, una vera indignazione, non una sorta di indignazione, rispetto a come le ministre degli ultimi governi, di tutti gli ultimi governi, sono state rappresentate. Ecco, è una rappresentazione che sottrae autorevolezza, e credo che questo sia un tema molto forte. Del resto, anche in quegli anni, e su questo sto un po' lavorando, l'attenzione all'abito dell'uomo e della donna politica erano presenti. Ho trovato un documento negli archivi del Partito Comunista Italiano in cui un dirigente, Moscatelli, anche abbastanza conosciuto, cosa fa proprio in questi tra il 46 e il 47? Scrive a quegli industriali che avevano appoggiato la resistenza per farsi inviare degli abiti, delle stoffe, per poter confezionare degli abiti per i deputati, cioè per i costituenti del partito. E dice, abbiamo ottenuto delle stoffe grigio o blu, abbiamo fatto dei paletò, e poi delle stoffe marrone o principe di Galles, che era un tessuto che andava all'epoca un vestito per tutti i giorni e poi anche per le cerimonie. Dunque, l'impatto, in qualche maniera, questa costruzione dell'uomo politico che passa anche attraverso l'abito, era un qualcosa di sentito, ecco, e nessuno si era preoccupato di chiedere delle stoffe anche per le signore che erano state elette, per cui la stampa, ad esempio, riprendeva, no, che la poveretta della Pipolato, che invece era la consulta, aveva sempre questa camicetta rossa, esatto. E non aveva, appunto, non si presentava in maniera elegante. Quindi questa è una situazione, già la rappresentazione che viene data ci fa capire che in qualche maniera le donne non venivano ritenute capaci di essere nella dimensione politica, di occuparsi della cosa pubblica. Il dibattito al quale Carla ha fatto riferimento riguarda invece l'articolo 51, che è l'accesso alle cariche pubbliche, e che poi tornerà in tutto il dibattito sul capitolo 4 della Costituzione, ovvero quegli articoli che regolano quella che è la magistratura. Non ci furono delle divisioni tra le costituenti, anche se poi devo dire che nessuno manifestava in maniera così forte e anche così esplicita le differenze di opinione, anche perché sapevano che su alcuni temi o cercavano di allearsi o sarebbe stato molto, molto difficile. E quindi rispetto, ecco, a questo discorso delle cariche, dell'accesso ai pubblici uffici, alle cariche elettive, alcuni
costituenti proposero, no? Dice, possono accedere secondo le attitudini. E qui fu il dibattito fu tutto su questo, cioè, ma attitudini, ma sulle basi di attitudini quali? Cioè le attitudini tu le aspetti, cioè sono le aspettative che hai, e quelle aspettative sono per certi versi dettate da un modello, no? Da uno stereotipo, e riuscirono invece a far passare il discorso del merito, riuscirono invece fino in fondo rispetto al tema della magistratura. Lì, tra l'altro, noi non abbiamo documenti che ci permettono di capire se queste donne si fossero mai incontrate prima, no, di affrontare il dibattito. Qualcuna l'ha anche dichiarato, penso a Filomena dei Castelli, alla stessa Federici, anche nel Degliotti, noi non ci si incontrava prima, non è che studiavamo delle strategie. E quindi anche sul tema della magistratura andarono proprio dirette Maria Maddalena Rossi e Teresa Mattei con un emendamento, perché tra l'altro il discorso dell'accesso delle donne alla magistratura nella commissione e anche nella commissione di 75, cioè era arrivato una cosa, insomma, era stata discussa, ma poi alla fine sì, veniva riconosciuto questo diritto, parità di diritto tra uomini e donne per l'accesso a questo tipo di cariche pubbliche. Invece venne poi rimessa in discussione già in commissione di 75 e fu un socialista, Targetti, il nome non me lo ricordo, e disse: ma voi in qualche maniera state rimettendo tutto in discussione perché volete ostacolare l'accesso delle donne alla magistratura. E aprì lui il dibattito e poi intervennero anche le costituenti, che in commissione sono state per lungo periodo quattro, e poi dopo soltanto quasi alla fine del 47 è entrata Angela Picotelli. E Maria Maddalena Rossi e la Mattei proposero un emendamento molto netto, che suonava veramente come una sfida: le donne hanno accesso alla magistratura. La Federici invece cercò di mediare, ecco, questo non so se venne fatto appunto di concerto. Nel tempo la Maria Federici ha sostenuto che quell'emendamento lei sapeva che sarebbe stato bocciato e che quindi aveva cercato una linea più morbida, però non passò in prima battuta neanche quello della Federici, per cui poi fece un fronte comune, però ormai si poteva solo salvare il salvabile, cioè che non ci fossero degli articoli che esplicitamente vietassero, ecco, l'accesso delle donne alla magistratura. Ma su questo il dibattito è interessante perché si accende moltissimo, e devo dire che ci sono degli interventi, c'è quello dell'onorevole Emolè, il quale dice che le donne non possono accedere alla magistratura perché, secondo quella che è la scuola di Charcot, esse hanno una anatomia e delle funzioni specifiche che non permettono di essere razionali per tutti i giorni dell'anno. Quindi, sì, ma questo poi torna nel 63, sarà Giovanni Leone a dire questo in Parlamento, quindi era abbastanza... Io mi scuso con Carla perché tu mi hai sbagliato il cognome. Io, che dici, lascerei un po' al pubblico se avete delle domande. Comunque tra la rappresentazione e poi cercare il motivo per cui ho provato a ricostruire queste 21 biografie, delle sintesi, perché non abbiamo autobiografie, ecco, queste donne hanno scritto alcune, le più importanti, delle memorie, eccetera, di altre si sa molto poco, perché è proprio interessante vedere anche le differenze, no, rispetto a quella che è una rappresentazione e quello che poi loro erano, alcune veramente figure di grande spessore culturale, intellettuale, sia nella sinistra, ma soprattutto mi penso a due figure della Democrazia Cristiana, Maria Federici e Angela Maria di Cingolani, che insomma, mi hanno sempre molto, da anni un po', seguivo le loro tracce. Ecco, questo
la biografia ci permette, insomma, per alcuni versi, no, di uscire da quelle che sono le impalcature più generali, ecco, della storia, anche di capire le contraddizioni, perché certo rispetto a questo tema dell'indissolubilità le costituenti erano almeno 3-4 che avevano invece poi delle separazioni, no, nette. L'unica che aveva gestito in maniera consensuale la divisione dal proprio marito, perché erano vissuti lontani negli anni della clandestinità, era delle belle. Infatti colpisce, no, come sia Togliatti che Indigliotti siano così netti nel ribadire, cioè colpisce con gli occhi di oggi, ovviamente, con gli occhi e con la mente di oggi, ribadire l'indissolubilità del matrimonio, no? Però anche qui non mi occupo molto delle donne nel movimento femminile in seno al Partito d'Azione, anche lì ci sono delle figure straordinarie, una di queste è Maria Comandini Calogero. Se noi leggiamo, ecco, anche i documenti che loro producono, non c'è questa spinta, anzi sono molto caute. C'è il timore in qualche modo di che questo tema possa essere troppo avanti rispetto a quello che è la società italiana, questo. Però non so se poi fosse una lettura così attenta e precisa, perché poi appunto le divisioni, le separazioni ci furono. Io anni fa, amo molto insieme a Anna Garofalo Alba de Céspedes, sono andata a studiarmi la rubrica di Alba de Céspedes dalla parte di lei su Ebana, noi siamo negli anni 50, lei riceve tantissime lettere di uomini e di donne che dicono la nostra famiglia non esiste più, con la guerra, la separazione eccetera ci siamo costruiti altre vite, cioè, ma è così, insomma. Però di fatto questo non ci viene riconosciuto. Ci sono delle lettere, ricordo in particolare una di Reduce, che ti sembrano quasi costruite, insomma, se non fossi molto tranquilla sul rigore e l'onestà intellettuale di Alba de Céspedes, quasi di, perché succedeva soprattutto nei giornali più di partito, anche quelli delle donne, ci sono le lettere, no, la piccola posta, sa che sono cose che venivano un po' costruite, non tutte erano lettere autentiche, no? In modo che poi si rispondeva, si affrontava un argomento. E questo proprio era una persona disperata, diceva, ma io ormai non ho più niente, mia moglie ha un'altra vita, io ho un'altra relazione, ho anche dei figli e viviamo in queste condizioni. Questo vuol dire che in qualche modo però il matrimonio era molto, molto sentito, no? Dover ricostruire e legittimare attraverso, esatto, il matrimonio l'unione, questo era un sentimento diffuso. Domanda? Sì. No. Mi scuso perché sono arrivato un po' in ritardo, però sono riuscita a recuperare gran parte della presentazione interessantissima, come sempre, sì, quando si affrontano questi argomenti, al di là dell'anniversario dell'elezione femminile. Io porrò un paio di domande, forse anche tre, ma molto schematicamente, senza nulla voler togliere dalle altre persone, insomma, convenute della presentazione. Le domande che voglio porre sono, è in base a quello che ho ascoltato, una parte del libro che ho letto, e poi altre letture pregresse, non tanto sparse, devo dire la verità, perché ognuno dei suoi chiodi fissi di lettura, di coltivazione di interesse, il mio privatamente è questo. Ci sono due o tre aspetti. L'ultimo sicuramente non viene quasi mai affrontato, ma i primi due soprattutto con nettezza no. Può sembrare una domanda ovvia, scontata, della serie, quanto il partito incise sulle scelte poi finali di queste donne che fecero parte dell'Assemblea Costituente. Da quello che si sa vediamo che furono delle guerriere in realtà, anche contro i loro stessi partiti, perché quello che viene fuori anche da altre sparse e che furono molto determinate, molto forti delle loro esperienze pregresse. Però una domanda che mi viene da fare è questa: se il momento in cui fu necessario per motivi vari quello dello schieramento che si aveva nell'ambito dei partiti,
quanto effettivamente dagli studi e dalle fonti che lei ha acquisito, interessantissimi, secondo me mica tanto noiosi quando parla di atti parlamentari, poi soprattutto con la prosa di un tempo che è anche godibile, leggibile. Quello che io pensavo fossero molto noiose, poi ci ho scoperto, come dicevo. Fini tessitori della parola, cioè sentatori della parola. E, mi chiedo quanta, ho l'impressione all'esterno delle due parti, però non con le sue magari, si ha l'impressione che è molto forte, diversamente da quello che poi sarà negli anni 70 il femminismo, ma molto forte l'identità di genere. Viene fuori smaccatamente o no questa appartenenza? Primo, sembrerebbe di sì, però ripeto, stando le sue fonti che sono di primissimo anno, la lascio dire bonariamente, invidiabile, perché risalire veramente alle fonti parlamentari è il massimo. E la seconda cosa, nella fase dell'assemblea costituente, immaginiamola come una conclave quasi monacale, però il contatto con le altre associazioni, al di là dei partiti di riferimento, ci fu, ed è questo che mi interessa sapere, con le associazioni femminili. Non dico che per ogni cosa, ogni proposta che, non so, la Gamma Federici o la Maria dovessero proporre prima loro e poi l'assemblea costituente, ma come fu, avvenne la formazione. E poi terza cosa, non tanto banale, che non lo è stando alla stampa di allora, la stampa popolare. Perché se si va, per esempio, questa è una pecca, non so se del web anche, a parte che su di cartaceo si trova molto poco di biografie ristampate, raramente le biblioteche danno in prestito i libri che riguardano biografie di alcune donne costituenti perché risalgono agli anni 60 e 70 e quindi non sono in prestito, ma soltanto consultabili in sala laddove consultabili. Per cui mi chiede, quindi si va alla ricerca per leggere un po' tutto, un po' meglio, c'è molto poco, a parte l'Enciclopedia delle Donne, che però ha una traccia di scrittura molto particolare, e se si cerca di reperire più fonti, ma anche materiale iconografico, ce n'è poco. A parte le foto di archivio della Camera dei Deputati, anche a volte belle foto d'epoca, per carità, ma vedere che assieme queste donne costituenti, a parte quella bruttissima foto che le si vede singolarmente, poi quella sorta di sucro, ce n'è poche altre. Allora, c'è un problema quando parliamo di conoscere anche la storia, certo non tocca la mia generazione, che siamo negli anni 60, 50 anni, abbiamo i nostri strumenti di ricerca e non ci cioè non andiamo come prima battuta, vedo la mia biblioteca, ma dove non si trova il prestito, eccetera. Viene fuori anche questa necessità. Se si è mai pensato a costruire un archivio telematico, anche non è banale la cosa, perché purtroppo sappiamo che se la nostra generazione un po' fortunata fa la ricerca su tanti piani, quella successiva, non dico 40 anni, 30 anni, li va e li si ferma sul web, che non è una buona cosa, ma comunque non tengo conto anche di questo. Spero di essere stata schematica nella mia. Porre le questioni, grazie. Inizio dalla fine. Allora, non ci sono, ripeto, più che biografie ci sono le autobiografie, però abbiamo, poi rispetto a Nilde Iotti invece anche delle biografie, penso a quella di Gorgici da molti anni fa e altre. Pensiamo appunto a quelle due donne che ho citato, Maria Federici, siccome avevo iniziato a fare una ricerca, perché all'inizio non pensavo di scrivere una cosa sul voto, ma pensavo proprio, avevo accarezzato l'idea di scrivere una biografia su Maria Federici e quindi avevo iniziato a cercare. Lei tra l'altro è stata, pensa, la fondatrice di questa associazione nazionale dei migranti, no? Sì. Che negli anni 50, se pensiamo ancora a quanto fossero, come dire, spessi i flussi migratori anche verso l'esterno, no? In Europa lavorava soprattutto su questo, poi ha lavorato anche sulle migrazioni interne, perché lei a un dato momento è stata un po' costretta ad andare via dal centro italiano femminile, perché era una donna molto autonoma rispetto, era una donna con era una politica, diciamo, ecco, aveva un grosso anche fiuto politico, però rispetto all'azione cattolica lei voleva una forte autonomia, tant'è che poi la sostituirono con una figura molto più tranquilla da questo punto di vista, qual era la contessa Amalia di Valmarana. Detto questo, ecco, quando ho iniziato a fare quella ricerca non ho trovato praticamente nulla
tranne i documenti d'archivio, certo, da andare a cercare un po'. Poi ho abbandonato il progetto perché appunto sono giunte altre sollecitazioni. Per scrivere queste 21 biografie, che poi sono poche pagine, ma ci sono due casi in cui proprio non sono riuscita a trovare praticamente nulla, anche tramite prestiti interbibliotecari, eccetera. Ecco, mi sono basata soprattutto sì, su delle fonti a stampa e poco altro, e poi alcuni documenti anche d'archivio, qualche lettera, pagine di diario. Posso dirle, chi ha fatto un lavoro, ha realizzato in occasione di questo 70° un lavoro veramente eccellente, è il CIDI. A Torino è partito un gruppo di insegnanti che ha sollecitato gli studenti attraverso un lavoro nelle aule, studenti del liceo, di varie scuole, anche istituti tecnici, eccetera, e è iniziato a Torino e si è allargato con 50 scuole, anche a Cosenza per dire, hanno lavorato proprio sulle donne, sul voto e sulle costituenti. Per cui, faccio un esempio, questa foto mi è stata data proprio dagli amici del CD di Torino, dove sono andata per poi chiudere, no? Cioè, il convegno, sono stati invitati altri colleghi e colleghe per chiudere questo con un seminario al liceo d'Azeglia, e hanno raccolto tantissime cose. Racconta una costituente, c'è una raccolta di materiali incredibili, hanno lavorato un po' ovunque, ad esempio a Rieti i ragazzi delle scuole hanno scoperto che una costituente, Elettra Pollastrini, era di Rieti, e quindi hanno attivato un lavoro. È vero quello che dice, appunto, si fa fatica anche a riconoscerle, potrei aprire WhatsApp, da Terni mi hanno scritto, dice: scusi professoressa, cioè, ma lei le riconosce queste quattro che sono sedute all'assemblea costituente? Dice: perché una è sicuramente Teresa Noce, ma le altre due, dico, guardi, dovrei avere altre foto, no? Perché una sicuramente è Maria Maddalena Rossi, però non sono diventata così brava da riconoscerle anche a distanza, poi erano spesso vestite tutte uguali, per cui... Non ci dice perché l'ha riconosciuta. La Noce? Beh, vabbè, anche lei lo diceva di se stessa, ha avuto questa condanna per tutta la vita, e poi non è vero che era così poco attraente, secondo me era una donna di grande spirito, no? Quindi... Va bene, poi quindi ecco, il CIDE ha fatto questo lavoro e hanno raccolto molti materiali, ma non si è pensato ad un archivio. E, i partiti, allora, l'appartenenza ai partiti era fortissima anche per le donne, cioè su questo non ci piove, cioè l'identità politica era un qualcosa di molto sentito, di molto radicato. Poi immaginiamoci, per queste donne, per queste 21 costituenti e per quello che fu il primo ceto politico dell'Italia repubblicana, cioè erano donne che venivano chi dall'antifascismo e poi dalla resistenza, cioè erano state, lo diceva Carla all'inizio, vere e proprie scelte di vita, no? Quindi era forte, però c'era anche un'appartenenza di genere. Ora, naturalmente, la questione è sempre molto controversa, sì, nel senso che queste due associazioni, l'UDI e il CIF, non è che nascono perché c'è un movimento, solo un movimento dal basso delle donne che dice: ah, facciamo delle associazioni nostre. Nascono per dei disegni politici, una insieme alla Chiesa, all'altra con una, naturalmente insieme alla Chiesa, pensando che sarebbe nata appunto la Democrazia Cristiana, eccetera. Già negli incontri di Camaldoli avviano tutto il lavoro di costruzione della Democrazia Cristiana e anche un rinnovamento, diremmo, in seno a quello che è il mondo cattolico, eccetera. Si prevedeva, ecco, una nuova presenza delle donne nel sociale, anche se questo ancora il Papa non l'aveva detto in maniera così esplicita, ma anche delle associazioni di donne diverse da quelle che era l'associazionismo cattolico, insomma, dell'azione cattolica. Ecco, già, questo già si prevedeva. E quindi nasce il CIF. Dall'altro lato è nella testa di Togliatti, cioè, ma anche di altri dirigenti, perché pensiamo a tutta l'esperienza,
anche solo in Francia, esatto, dove c'era già una unione delle donne, no? Quindi è partito di massa. Questo sta non tanto nel discorso sull'emancipazione o meno, secondo me sta proprio in quella che è la struttura di un partito di massa che volevano costruire sia i cattolici sia i comunisti e anche i socialisti per certi versi. Quindi è questo. C'era però da parte di queste donne anche una consapevolezza di genere. C'era, e quando Maria Federici dice noi abbiamo poi rimescolato, no, anche attraverso il sociale come sono le carte della politica, è vero, sapevano che c'erano delle istanze specifiche, ma alcune avevano anche una cultura in questo senso. Cioè la Cingolani negli anni 30 fa un'inchiesta sulle lavoratrici che bisognerebbe andare a recuperare presso gli archivi delle diverse prefetture di grandissimo interesse e così altre, insomma, anche da parte delle comuniste. Quindi c'era. I rapporti col partito quanto incidono? Questo in alcune fasi naturalmente di più, nel 1946 c'erano ancora, secondo me, dei margini di autonomia e soprattutto immettono dei nuovi contenuti, sì, nella politica, negli anni della guerra fredda questo è un po' più difficile, cioè il CIF dice riporteremo 6 milioni di voti, 6 milioni di voti li hanno, quindi dopo gli schieramenti sono diversi. Tra l'altro, come poteva non esserci anche una forte identità politica e un attaccamento, diciamo, al partito? Ma questo poi vale per tutte le donne, no? Si schierano. Nel momento in cui si vota, bisogna anche votare bene, e una, cioè, si schiera da una parte e dall'altra, è così. Lei poi mi ha anche domandato, ma c'era una alleanza tra, in alcune fasi, in altre no. Dopo il 48 questo non c'è. No. Dopo il 48 c'è invece, appunto, che come accennavo prima, rimane aperto un dialogo ad esempio tra singole figure, esatto, no? Soprattutto però tra donne cattoliche e le donne più dell'area liberale ma moderata, ecco. Perché nel 47 ad esempio da lui escono anche le azioniste, escono le liberali, c'era anche una liberale del consiglio direttivo del Lupi. Lì c'è 47-48, c'è una frattura molto, molto, molto forte, e soprattutto non c'è tanto, basta vedere i temi che trattano, sono temi, anche il discorso della pace, sì, pace, ma era pace schierata però con l'Unione Sovietica, non era, ecco, cosa che invece ci sono altre associazioni, pensa a quella di Maria Baiocco Remiddi, che è l'associazione delle Madri Unite per la Pace, e lì è molto più mosso il panorama. Non so se ho risposto a tutto. Ringrazio la professoressa Gabrielli e mi interesserebbe avere il suo libro, se è possibile, se ha qui qualche copia al suo momento. No. Allora me lo procurerà un po'. Mi dispiace, no, perché? Comunque, vorrei... la libreria, ma non siamo riusciti in pochi giorni ad avere la disponibilità. Andrò in libreria per vederlo. Comunque, credo di essere qui la donna più anziana di tutte, e molte cose di cui avete parlato le ho vissute. Per esempio, la storia della magistratura. Venne il giornalista del Corriere della Sera a intervistare noi laureande in legge, sì, ed eravamo tutte pronte a entrare al primo concorso per la magistratura, che fu nel 65 o 66. Sì, perché la legge passa nel 63. Ma a parte questo, io volevo fare un paio di commenti, due esattamente. Sì. Uno che riguarda le donne subito dopo la guerra, al momento del primo voto e della Costituente. Non bisogna dimenticare che il 50% della popolazione italiana era contadino, che le donne contadine al massimo andavano fino alla terza elementare. Sì. E quindi il livello di culturale generale era estremamente basso in tutta la popolazione italiana,
e quindi i commenti che sono stati fatti sulla campagna elettorale, sulla maniera di approcciare certi temi, sui temi approcciati, vanno visti in filigrana su quell'ambiente e su quella cultura dominata dalla famiglia patriarcale, praticamente contadina. Mia madre era una contadina, di famiglia contadina, anche se benestante, aveva fatto la terza elementare perché doveva curare i fratellini più piccoli. Non si scampava, anche se non erano braccianti poveri, era gente che stava, aveva la casa, insomma, ma era così, era così. Quindi questo era... Aggiungo una cosa drammatica. Io ho tenuto un centro donna in quel di Ponte Ambro, se siete milanesi sapete che cosa. Siamo milanesi, ma conosciamo Ponte Ambro. A cavallo fra gli anni 80 e i primi anni 90. Avevo una dozzina di donne totalmente analfabete e scopersi che a Milano c'erano 7.000 persone conosciute totalmente analfabete. Tant'è vero che c'erano i corsi per gli analfabeti in via Tanino. Ma da Ponte Lambro le mie donne per andare a via Tanino dovevano prendere 3 mezzi di trasporto, avevano responsabilità familiari, non potevano andare e non riuscì ad avere dal comune di Milano dei corsi per queste donne totalmente analfabete, c'era una trentenne totalmente analfabeta. Sono situazioni inimmaginabili. L'altra situazione inimmaginabile oggi, perché nessuno se ne ricorda, è che tutte queste discussioni avvenivano sullo sfondo della vigenza del codice Rocco. Bravissima. Il marito è il capo della famiglia, la moglie ne assume il cognome ed è obbligata a seguirlo ovunque ritenga opportuno situarsi. Non solo, diritto di correzione, il marito poteva picchiare la moglie senza l'adulterio. E l'adulterio, che tutti ricordano il caso di Coppi, la moglie adultera andava in galera, il marito che avesse la concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove era querelabile, altrimenti niente da fare. Questa è Il padre padrone, è il titolo di un romanzo uscito negli anni 60 e non crediate che la situazione della Sardegna fosse molto, molto, molto diversa. Oltretutto, lei professoressa indicava delle situazioni familiari complicate, ricordo che il marito, l'uomo sposato, non poteva riconoscere il figlio avuto fuori dal matrimonio. Quindi si davano gli assurdi che certe volte invece se c'è un figlio di un marito, di un padre celibe e di una madre sposata con un altro matrimonio, veniva registrato all'anagrafe come figlio del padre e di madre ignota, contraddicendo al principio fondamentale che madre sei cioè quando alla fine degli anni 60 io ho dovuto emigrare in Messico per avere un figlio di suo padre. Sono 20 anni dell'emigrazione. Un paese già modernizzato, boom economico, però. È boom economico, sì, sì, vieno, però mio figlio, miei due, io ne ho fatti due, alla faccia degli NN. Ho fatti due della casa madre. Grande Messico, perché potessero avere e tuttora i miei figli portano il doppio cognome da bravi cittadini messicani. Ora, il vero mutamento c'è stato dopo gli anni 60, quando la piena occupazione ha portato le donne ad acquisire indipendenza. Ricordo una domestica analfabeta di casa mia, che arrivò, non aveva mai visto un ferro da siero elettrico e dopo un anno mandò al diavolo il marito dicendo i soldi sono miei, li guadagno io e ne faccio quello che voglio, e aveva conquistato l'indipendenza. Allora, la situazione femminile va vista sullo sfondo di questa cultura patriarcale e cambia veramente col cambiamento del codice col nuovo diritto familiare, perché siamo già negli anni 70.
E fu allora che iscrissi i miei figli alla Anagrafe Italiana, se no sarebbero rimasti cittadini messicani all'eterno. per cui, voglio dire, il primo voto è stato importante. Il fatto di andare alle elezioni, però, era una cosa che succedeva ogni 5 anni e non incideva più di tanto su quella che era la vita quotidiana e la vita reale e concreta di queste donne italiane che tuttora sono sottoposte a un regime patriarcale che sta tornando in maniera spietata. Io sono rimasta indignata. E le crisi non ci aiutate? Sì. Perché lì sono passato di tutto. Infatti, ma sono rimasta indignata, non ho nessuna simpatia per il movimento del 5 Stelle, ma sono rimasta indignata per quel che è successo, le due diverse donne a Milano e a Roma. La Raggi è bella, elegante, giovane, fotogenica e diventerà sindaco di Roma. La Bedori, casalinga obesa. Ma come vi permettete? Era quello che mi indignava. Sulla rappresentazione. Veramente. Oddio. Magari una donna grandissima, ma già magari una perfetta cretina, però quanti perfetti cretini abbiamo in politica? Sì, ma poi lasciamocelo. Poi, signora, come disse una costituente, però può darsi che le donne non lo sappiano fare il magistrato, però lasciamole provare e vediamo. Ma da quando la TV di Berlusconi ha fatto tornare di moda le veline, le donne vengono più che mai giudicate solo per il loro aspetto. Come negli anni 80 c'è stato un cambiamento. Posso dire, lei ha richiamato una cosa, cioè quella era la situazione, da quella situazione si partiva, ed è questo tema per certi versi del pragmatismo, no? Del pragmatismo delle donne, che non va inteso come un'azione limitata o limitante dove non c'è una prospettiva, ma secondo me è una grande, un'azione politica dignitosissima, perché non permette mai degli slanci in avanti che siano slanci un po' di tipo elitario, che non tengano conto di quella che è la situazione. Poi certo non deve arrivare all'immobilismo, per carità, però le donne mostrarono un grande pragmatismo. Io rispetto a questa questione appunto anche dell'essenziale, voglio dire una cosa ancora, che loro non si sono divise, nessuno ha detto, tranne la Merlin, ruolo essenziale nella famiglia, no, perché allora chiudiamo la donna nella famiglia. Intanto, se noi andiamo a vedere quella che è la società italiana, che lei prima ha citato gli anni 60, cioè, ma non è che qui stanno tutti preoccupati di tenere le donne dentro casa, le donne hanno sempre lavorato, negli anni 60 servono ancora di più, il loro lavoro diventa visibile, perché prima lavoravano, il loro lavoro era invisibile, pensiamo a tutto il lavoro a domicilio, che poi ancora negli anni 60, soprattutto in alcune realtà, è presente, ecco. Ma in qualche modo non è tanto questo discorso dell'essenziale citato nella Costituzione. Il problema è stato quello di una mancanza di servizi. È questo che ha fatto sì che la presenza delle donne fosse ancora poi essenziale nella famiglia. Non è tanto la codificazione, che può contare su un piano, diciamo, culturale, ma poi quanti cittadini italiani si saranno andati a leggere passo passo tutta la Costituzione, sono provocatori volutamente. Quindi secondo me non è questo, è poi lo sviluppo che c'è stato successivamente. Lì avevano il timore di dire no, il ruolo della donna non è così importante all'interno della famiglia, perché sapevano che c'era un radicamento molto, cioè le donne sentivano la maternità e il ruolo nella sfera privata, quello che noi chiamiamo lavoro di cura, ma anche in maniera erronea secondo me, ecco, come parte della loro identità, e che era una fetta, diciamo, un tassello della loro identità che avevano dovuto sacrificare molto in tempo di guerra, moltissimo in tempo di guerra. Ora con la pace, se la volevano viverla anche questa cosa. Quindi le donne che fanno politica capiscono questo. C'era poi un altro discorso che insistere, questo anche il tema dei servizi come viene affrontato è interessante, perché sul tema dei servizi bisognava anche fare attenzione a come agitarla questa bandiera, perché la popolazione italiana, le donne, quando si parlava di servizi avevano in mente l'assistenzialismo fascista, di uno Stato che invadeva in qualche maniera la dimensione anche
privata pensata all'Opera Nazionale della Maternità, Infanzia, eccetera. Per cui lì da parte delle cattoliche c'è, figura se lo sostenevano lo Stato sociale, però al contempo dire facciamo attenzione che poi in qualche modo i servizi non devono invadere troppo quella che è la dimensione domestica. Ecco, io in questo senso forse ho, se avessi scritto il libro forse anni fa, anche perché faccio parte di una generazione che ha fortemente contestato queste madri, ecco, e abbiamo fortemente contestato anche quello che tutto il discorso sui diritti, la cittadinanza, così come era partita in quegli anni, volevamo altro, volevamo tutto, appunto, poi abbiamo ottenuto non sempre spesso niente, ma insomma qualche, anche molte cose come donne abbiamo ottenuto, parlo dei movimenti più in generale, come donne abbiamo anche ottenuto. Stiamo anche però molto perdendo alcuni diritti ormai consolidati. Ecco, io non avrei detto questo, però ragionando proprio, vedendo anche cosa è stato il totalitarismo fascista, che tipo di modelli passavano, eccetera, capisco la preoccupazione delle donne cattoliche. E non la leggo più solo in una chiave di conservatorismo, ma proprio di dire facciamo attenzione, no, a quale progetto di Stato andiamo a costruire, perché le donne potevano sentirsi espropriate per certi versi di un proprio ruolo. Comunque, ecco, un pezzo che abbiamo anche costruito, eh. Sicuramente. Scusate. Sì, grazie. Ciao. Io direi che potremmo concludere qui se non ci sono altre domande. Io ringrazio tantissimo Patrizia per questa grazie.